Mister, era una partita tenibile la vigilia, però poi il Teramo ha dimostrato che quando gioca con questa intensità, questa cattiveria agonistica, non ce n'è per nessuno in questo campionato. Sì, è vero, oggi abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista dell'intensità, ad altissimi livelli, una delle migliori, contro una buona squadra, ma oggi mi ha preso l'atteggiamento della squadra per tutti i 90 minuti. Una squadra che su 3-0 ha continuato a giocare, non ha mollato, io era quello che chiedevo io a fine primo tempo, perché questo era il nostro grande difetto, e oggi sinceramente non posso dire nulla ai ragazzi, solo che fargli tanti complimenti, perché una prestazione del genere me l'aspettavo e sono molto contento. Senti, si arriva al big match con la Turris nella posizione migliore, più 13, basterà un punto per ottenere il primo obiettivo della rigenerazione calcistica cittadina. Sì, è vero, però noi dobbiamo andare lì alla ricerca del risultato migliore, della vittoria. Noi non siamo in grado di gestire la partita o di giocare per il pareggio, noi dobbiamo andare lì a imporre il nostro gioco con la consapevolezza che non è facile. Perché incontriamo sempre la seconda in classifica e dobbiamo avere rispetto sempre della Turris, perché fino a 2 mesi fa era la squadra che era prima in classifica e noi stiamo dietro. Però se noi abbiamo questo atteggiamento che abbiamo messo oggi in campo è normale, sarà difficile anche per la Turris. Senti, la si affronterà senza Palumbo, che era diffidato e oggi è stato ammonito, da monitorare le condizioni di Giacomo, oppure era solo a titolo precauzionale l'uscita? Ma di Giacomo ha avuto dei crampi, ma perché in settimana è stato fermo 2 giorni, che ha avuto un virus intestinale, vomito, quindi era un po' debilitato. Per quanto riguarda l'assenza di Palumbo è normale che dispiace, perché Palumbo per noi è stato un giocatore importante, però ho dei giocatori come Farentolini che oggi ho visto in campo, che in questa categoria fa la differenza, quindi per me non ci sono problemi. Noi adesso... Cosa ti è piaciuto di più di oggi della tua squadra per Fiori? Che ha tenuto l'intensità alta per tutti i 90 minuti. Questa è una squadra, abbiamo giocato contro una squadra secondo me forte, e se non hai questa intensità non li fai i gol. Questa è una squadra che è la nostra, che quando era bravo andare sul 3-0, 4-0 poi mollava, invece oggi non ha mollato fino alla fine, è normale che la partita dell'andata un po' di scoria ha lasciato, un po' d'orgoglio da parte nostra si è visto, perché giustamente battere l'unica squadra che ci ha sconfitto quest'anno, noi era il nostro obiettivo, ma la volevamo battere come si deve.